giorno con un nuovo video e è finito ottobre e quindi ci troviamo qui a fare, diciamo, un riepilogo del mese. Ok. E quindi oggi voglio parlarvi dei miei most played del mese di ottobre, quindi quelli che ho usato di più e che mi sono piaciuti di più. E inizierei subito dalla base. Ve l'ho già mostrata mille volte, ma in assoluto il prodotto che ho utilizzato di più questo mese per la base è la BB Cream della Sobio, che è questa qui con la texture leggera ed è il numero 01. Allora, vi dico che la adoro, rimane davvero molto molto naturale e leggera sul viso, cioè non è visibile, uniforma bene l'incarnato e è idratante allo stesso tempo. E quindi mi piace davvero tanto, tra l'altro sta proprio agli sgoccioli, infatti la sto tipo schiacciando per far uscire più prodotto possibile e penso proprio anche di ricomprarla quando mi finirà. Anzi, vi voglio chiedere un consiglio, mi incuriosisce tantissimo la stessa BB Cream però al latte d'asina, perché ho letto che è più idratante, comunque diciamo azione lenitiva, quindi mi intrigava un po'. Però non, cioè, non so se azzardare a provare o no, quindi magari se l'avete provata fatemi sapere come vi siete trovati e magari che differenza c'è con quella normale. Poi, come correttore ormai penso avete la nausea di questo correttore, e sto usando l'Instant Anti-Age Cancellerà della Maybelline, che ormai è entrato in assoluto fra i miei correttori preferiti e come vedete ne ho utilizzato ormai metà. Lo utilizziamo giornalmente sia io che mia madre, quindi insomma, anzi, fin troppo sta durando secondo me. E mi piace sia perché comunque copre abbastanza bene le occhiaie e poi perché è molto illuminante. Io ho la tonalità light e mi ci trovo davvero davvero bene. Poi, andando avanti con la cipria, ho diciamo usato come cipria un prodotto che non è proprio tale, ovvero il Flat Perfection di Neve Cosmetics. Ve lo feci vedere insomma in un video degli ultimi acquisti di Neve e vi avevo detto anche insomma che veniva una base perfetta ed è così perché lo adoro. Questo qui è il colore, io ho il Light Rose e lo applico come fondotinta con una spugnettina di queste qui morbide, perché così non vado a sprecare troppo prodotto perché è molto polveroso. Ma mi sono accorta, visto che comunque è iniziato parecchio freddo qui a Roma, che la mia pelle tende a seccarsi molto di più rispetto a prima. E i fondotinta compatti in questo momento, cioè comunque in polvere, in questo momento non vanno bene per la mia pelle perché mi tendono a fare, diciamo, un po' di pellicine o a seccare ancora di più delle zone. E quindi la sto utilizzando come cipria, prelevandola con un pennello grande, e devo dire che è fantastica, perché prelevata con un pennello grande diventa davvero molto molto leggera, quindi cioè, non si nota assolutamente che è un fondotinta, è leggerissima, fissa benissimo il trucco e quindi diciamo è anche promossa come cipria. E tutto quanto questo mese praticamente, o meno da metà mese in poi, da quando è iniziato il freddo, la sto usando in questo modo. Per quanto riguarda la terra, ormai lo sapete, e continuo ad usare la Sun Club della Essence e come vedete la uso praticamente sempre di più. E tra l'altro ho notato che con i nuovi, la luce fa ciò che vuole, con i nuovi pennelli, quelli di By Coins, insomma quelli belli fitti, e riesco anche a sprecare meno prodotto perché comunque è ottima come terra ma è parecchio polverosa. Invece quei pennelli essendo fitti non vanno a, diciamo, a produrre polvere, non so come spiegarvi, quindi insomma sapete che lei per me è il top. Come blush ne ho due da menzionarvi. Allora, sto utilizzando tantissimo, ve l'avevo già fatto vedere, questo ombretto di Neve Cosmetics, che è il Kensington Garden, che appunto è un ombretto, ma come ombretto diciamo non è molto semplice da usare, per il colore è molto molto particolare. Ve lo faccio vedere. Ed è per questo che io lo utilizzo come blush, sia perché è completamente opaco
ed è questo viola con dei riflessi rossicci, su base rossa comunque, e azzarderei quasi un color sangria. Io non so, dalla videocamera viene un po' falsato. Però è davvero un bel colore, molto molto invernale, si sfuma benissimo. E ora qui non ho messo un po' troppo sulla mano. Però è davvero molto molto bello e valido come, come blush. E l'ho usato davvero molto. Ma comunque, essendo in polvere libera, e cioè, insomma, sapete che gli ombrettini minerali di neve sono super super pigmentati. Quindi l'unico accorgimento è di prendere davvero pochissimo prodotto, perché altrimenti viene proprio la chiazza di colore, altrimenti, cioè, comunque si sfuma bene, però meno prodotto si prende con questi, meglio è. E invece un altro che da quando l'ho comprato, insomma, non riesco più a farne a meno, è questo qui di H&M, il Blusher Sphinx, ed è questo blush a forma di cuore, con queste sfumature di rosa, dal rosa più chiaro, rosa un pochino più scuro e rosa pesca. Io non faccio distinzioni, ovvero cioè col pennello li prendo tutti quanti insieme, e mi piace molto perché è molto molto delicato, non è tanto pigmentato, eccolo qui, e più che altro, cioè come vedete, è davvero luminosissimo. Ed è bellissimissimo, secondo me, cioè mi piace tantissimo, e lo abbino specialmente quando faccio trucchi completamente opachi sugli occhi, che insomma, diciamo, mi piace dare un po' di luminosità al viso. E quando metto questo evito di mettere illuminante e cose varie, perché come vedete già dà moltissima luce e mi piace davvero tanto. Anche la tenuta, tra l'altro, cioè è buona per essere un blush da 4,90 euro. È davvero ottima perché a me dura tantissimo, e poi comunque questi sbrillucci, che poi non sono nemmeno sbrilluccichini, cioè è tipo perlato e dà tanta luce, ma non ci sono brillantini evidenti, quindi questo lo rende ancora più bello, secondo me. Poi passiamo agli occhi. Allora, protagonista indiscussa di questo mese è assolutamente la Duochrome, che l'ho usata davvero tantissimo, e cioè anche la mattina quando magari non so che fare prendo lei e qualcosa esce sempre fuori. Come vedete gli ombretti sono anche molto molto utilizzati, e io ripeto, l'ho detto già 2000 volte, ma la adoro per la particolarità dei colori, soprattutto perché io penso sia davvero una palette adatta a tutte, anche a chi magari non ha molta fantasia nei trucchi e non è molto, diciamo, anche tra virgolette abile, perché comunque cioè basta che metti un ombretto di questo su tutta la palpebra e stai a posto, perché fa tutto lui praticamente. Quindi è davvero fantastico. Facciate qualche ombretto al volo, questo è Abracadabra. Cioè, ve l'ho già fatta vedere, però magari per chi non avesse visto quel video. E quelli che utilizzo io di più, sempre, diciamo, sono mezza estate, la utilizzo spessissimo, che è questo aranciato, che come vedete è, diciamo, forse fra tutti anche il meno particolare, però lo utilizzo davvero moltissimo. Utilizzo tantissimo veleno, che è questo verde duochrome, che è fantastico proprio, cioè veramente bellissimo, che è questo qui. Cioè ne utilizzo, cioè più o meno li utilizzo davvero tutti. Twilight è fantastico perché permette di fare dei trucchi davvero bellissimi. Anche da solo è bellissimo, vedete questo marrone con dei riflessi dorati, cioè veramente bellissimo. Quindi è una palette davvero fantastica, cioè io la ricomprerei altre 1000 volte. Altra palette che ho utilizzato davvero tantissimo, questa qui della Kiko, la Street Fashion 01 Harmonic Swing, ha questi colori opachi, e tranne l'ultimo grigiettino in fondo che è leggermente perlato e anche un pochino il bianco, ma diciamo non c'è nessun colore con brillantini evidenti. E tra l'altro, appunto, è una di quelle palette che ho utilizzato tanto poi abbinandoci questo blush, perché appunto viene un bel trucco
Perché appunto viene un bel trucco opaco autunnale, quindi un bel blush luminoso, secondo me ci sta davvero molto molto bene. E poi ho, diciamo, riscoperto una palettina e quando insomma ve la feci vedere anche nella Makeup Collection, l'ho un attimo rispolverata ed è questo quad della e.l.f. che vi feci vedere nella Makeup Collection, magari vi lascio il link. E ho utilizzato tantissimo davvero questo marroncino che ve lo feci già vedere e comunque è davvero molto molto carino perché ha un punto di marrone molto particolare ed è opaco ed è cioè, davvero perfetto per fare quei trucchi veloci e semplicissimi. Quindi l'ho utilizzato davvero tanto da quando ve l'ho fatto rivedere. Ho detto, ma ritiriamolo fuori un po', va. E quindi anche questa l'ho utilizzata molto. Sempre per quanto riguarda gli occhi, ho utilizzato tantissimo due pastelli neve. Uno che ancora, diciamo, non avevo avuto molto modo di sfruttarlo da quando l'avevo comprato, perché è uno di quelli della nuova collezione, che è il pastello radio. Vi avevo fatto vedere nell'ultimo video di cosa mi metto, magari ve lo lascio anche quello così vedete il trucco e capite quello che sto dicendo, insomma. E il trucco che sto facendo molto spesso con Smoking e Black Sheep, sempre di Neve Cosmetics, quindi diciamo su base grigia. E a volte davvero molto spesso utilizzo questo pastello come base, o comunque nell'interno dell'occhio, sotto la rima inferiore. E come vedete, è questo grigio con dei riflessi argento, davvero molto molto bello. Ecco, diciamo è più scuro così perché se lo metto vicino alla luce sembra più chiaro, ma in realtà è un bel grigio scuro. Molto molto bello e luminoso. E questo e questo pastello l'ho utilizzato davvero tanto questo mese. Ha un'ottima durata, soprattutto come base ombretto, e non va assolutamente nelle pieghe. Nella rima interna mi dura un po' meno, ma anche perché questo mese ho avuto una lacrimazione eccessiva perché ho, diciamo, una specie di allergia, non lo so, gli occhi un pochino più sensibili. E quindi poche matite mi durano tanto nella rima interna in questo periodo, ma sotto l'attaccatura delle ciglia dura davvero tantissimo. E poi altro pastello che ho usato tantissimo è il pastello avorio, che penso conoscete tutte, che è appunto un color panna, un color burro. È questo qui completamente opaco. Io lo utilizzo, lo sto utilizzando spessissimo, a parte come base ombretto, insomma, ma anche nell'angolo interno per fare il punto luce, perché viene un punto luce davvero molto discreto perché comunque è opaco, ma allo stesso tempo dà una luce molto naturale e bella, cioè nel senso è veramente molto naturale come effetto. Anche nell'arcata sopraccigliare rimane molto carino, quindi cioè se vi piacciono gli illuminanti discreti e non con brillantini e visibili, questo ve lo straconsiglio. E sempre per gli occhi, come mascara ho utilizzato tantissimo, ormai lo sapete, il Pupa Vamp, cioè me lo vedete praticamente utilizzare sempre. Vi faccio vedere lo scolino per chi non l'avesse visto, ma dubito. È questo qui che io adoro, fa delle ciglia e allucinanti. E poi ho utilizzato tantissimo questa mini size di Estée Lauder che si chiama Sumptuous Infinity, che allora, essendo un mascara high cost, non mi fa impazzire tantissimo, cioè preferisco Chanel e Lancôme, ma è comunque un ottimo mascara. Mi piace tantissimo lo scovolino perché è questo qui, con questi dentini piccolini, fitti fitti fra di loro, come vedete. E questa cosa permette davvero di prendere tutte 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 le ciglia. Però ha una consistenza un po' grumosetta, quindi va un attimo lavorato bene. Mentre tipo con quello Lancôme basta una passata e stai a posto, questo va un attimino lavorato e quindi è un pochino più. Cioè, bisogna perderci un attimo più di tempo, però l'effetto è assolutamente bellissimo anche qui. Passando invece alle labbra, ho utilizzato tantissimo il pastello sfilata, che me l'avete visto in parecchi tutorial anche.
mi fate sempre tantissimi complimenti quando indosso questo pastello, io tipo mi fomento. Questo colore qui, diciamo, è un fucsia con una punta di viola all'interno. E a me piace davvero tantissimo, cioè anche a me piace tanto come sta addosso, perché è davvero bellissimo, cioè secondo me è un colore spettacolare, specialmente per questo periodo qui ci sta davvero tutto. E ho usato tantissimo anche questo rossettino di Estée Lauder, che si chiama 340 Envious. Questo rosso con una punta di bordeaux all'interno, ve lo faccio vedere, è morbidissimo, questo colore qui è veramente bellissimo e tra l'altro, cioè, comunque Estée Lauder costicchiano i rossetti, se non sbaglio sono intorno ai 35-40 euro e devo dire che però in effetti, cioè, li vale fino a un certo punto perché non ce li spenderei assolutamente, però anche la durata è davvero ottima. Sono molto confortevoli, molto morbidi, non seccano assolutamente le labbra anche perché non hanno un finish matte, però sbordano un pochino, quindi bisogna un attimino stare attenti e mettendoci una matita contorno labbra, insomma. E poi ho utilizzato tantissimo questo mese il mio amore, il mio rossetto MAC, che è il Chatterbox. Ed è, diciamo, proprio un colore assolutamente da tutti quanti i giorni. È questo rosa che sulle mie labbra rimane davvero molto molto naturale. Ed è questo colore qui. È un amplified, quindi è veramente molto molto cremoso, confortevole, però sarà anche perché comunque è un colore chiaro, non sborda, o comunque se va a sbordare non si nota e comunque non sborda. Ed è davvero perfetto comunque per le mie labbra secche in questo periodo dell'anno. Non potrei comunque usare diciamo dei prodotti dei rossetti matte. Infatti, già il pastello mi stupisce che comunque una volta asciugato rimane opaco, che non mi secchi troppo le labbra. Quindi questa cosa mi rende davvero felice. Infine, vi faccio vedere anche uno smalto che ho utilizzato tanto, ed è questo smalto della Deborah che vi ho fatto vedere in un video haul. È un gel effect ed è il numero 07. Devo dirvi che sono rimasta stupida. Intanto è un colore che a me in questo periodo piace tantissimo perché è un rosso mattone, un po' bordeaux, cioè non è un rosso classico. E devo dirvi che mi è durato davvero tanto, cioè a me di solito gli smalti non durano tantissimi, tranne alcuni. È molto molto carino. Tutti so che amate questo maxi pennello. A me non piace per niente. Cioè, preferisco i pennellini normali perché non riesco ad essere molto precisa con il maxi pennello. Sai che già tra me la precisione c'è poco, poco da fare. E quindi con questo non, cioè, devo stare un pochino più attenta, però comunque è davvero ottimo, ottimo, quindi vi consiglio, se non l'avete provato questa linea, di provarlo di smalti. Niente ragazze, questi sono i prodotti che ho utilizzato di più in questo mese. Fatemi sapere voi qual è il prodotto che avete, i prodotti che avete utilizzato di più, se ce n'è qualcuno in comune con i miei. Se avete qualche consiglio da darmi su qualche prodotto, sapete che sono sempre ben accetti. E vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!